Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di 8-Bit Boy Random Game Let's Play. Io sono Leo e siamo qui oggi per poter continuare il gioco e molto semplicemente poter affrontare il boss che la volta scorsa non avevamo affrontato. Quindi siamo pronti. Via. Chissà come sarà questo boss. C'è il coso? Sì, ok. Perfetto. Ok, è tipo una versione metallica. Sono relativamente preoccupato. Levate relativamente. Perché non credo che sarà molto facile. Ah, lascia delle bombe. Ok, ho capito. Lascia delle bombette. Che ti fanno danno. Ed è molto forte. O poi solo una vita prima del game over. Questa è una bastardata abbastanza grossa. Lascia delle bombette che possono farti danno. Dobbiamo colpirlo 3 volte e diventa invulnerabile dopo un breve periodo di tempo. Va bene, sarà relativamente duro come boss. Speriamo bene. Dovrò molto concentrarmi, cioè dovrò concentrarmi moltissimo per poterlo battere appieno. Quindi, ok. Quando tocca a terra, le bombe ci sono. Va bene, morirò tanto qua, ma veramente tanto. E sono consapevole. Sono più consapevole. Una cosa che dovevano fare per rendere più bellina la cosa è farti skippare questa parte. Perché ripeterla sempre ti dà un senso di fastidio. Vaghissimo, ok? Quindi sì. Va bene. Vai. Carica. Ok. Anche il cielo prima, maledizione, non ho notata. Sono andato a ricordo. Questa moriremo tanto, perché poi il bello del gioco è stronzo qua, non ti ha dato potenziamenti. Ecco, questo è un errore, perché qua almeno lo scudo ci sarebbe stato. Sì, scudo ci stava. Ci stava tantissimo. Anche perché non credo che si possa tornare indietro, quindi tu devi affrontare questo in modo indefinito. Non è una bella cosa quella che ha fatto il gioco qui. Poi io sbaglio un salto e tutto va a puttane. Giustamente. Andiamo, speriamo bene. Perché non ho voglia di rifarmi tutti i mondi per ritornare al 9-4, all'8-4 in modo decente. E quindi devo cercare di combatterlo in questo modo senza prendere danni. È un po' dura. Sarà molto dura, sarà tanto dura. Però a me piacciono gli scontri duri, non è una cosa che mi dà fastidio. Ok. Va bene. Dove? Non mi ha colpito, dai. Questa non mi ha colpito, l'avete visto tutti chiaramente. C'è un modo per fare il livello prima? World Map non ci posso andare. Gamepad è attivo, quindi non ci posso fare neanche nulla. Muto. No. FPS, 60 FPS fissi. Livello 8-4 per forza. Non mi piace, eh. Questo è un errore. Il fatto di non poter scegliere il livello se sei in modalità normale. Cioè, oggettivamente qua uno se gioca in hard ha più possibilità di farcela. Perché può proteggersi in modi diversi. Cioè, dovrebbe rifare da capo tutto, quindi ha più possibilità. Allora, il secondo mi va addosso, quindi dopo che l'ho fatto, dopo che mi sono messo qua una volta, devo levarmi. Va bene. Dopo che esplodo, devo levarmi e rimettermi da un'altra parte. Sì, sarà una cosa molto memorica. Memonica. Non mi viene. Comunque dovrò andare molto a memoria. Tanto memoria. Potremmo stare anche 20 minuti qua sul boss e poi taglio per superarlo io, però potremmo starci, tranquillamente. Vai, vieni. Fanculo, non posso però sbagliare anche il solo il primo salto, se no rallento troppo il video. Maledizione a me. Va bene, facciamo così, dai. Io che mi sono detto, adesso vado tranquillo, mi faccio 8 bit boy, poi concludo la sessione di registrazione per oggi. Certo, bravo Leone, ovvio. Come no, Leone, come no. Proprio tranquillo 8 bit boy, eh. Non mi piace il fatto che è un'unione tra due boss, comunque. Il riciclo di un'idea, quindi.
Fanculo! Se mi fossi inchinato non mi avrebbe preso. Va bene, dai, ci sono quasi però. Ci sono quasi. Ma lo posso colpire più volte? Questa è la domanda. Lo posso colpire più volte? Ok. Esagerato, cioè, gli posso dare due botte via? Ne sarei contento. Io ci provo, però. Però non credo. Perché se gli dessi veramente due botte, tre. E muore. Sarebbe un po' sgrava come cosa. No, gli posso dare un colpo. No, non mi ha preso. Dai, cavolo. Dai. Troppo poco pic. Cioè, troppi pic. Ecco. Per esperienza posso dire che poteva essere resa meglio, meglio la cosa. Non so però definirlo un errore. Forse rigiocandoci dovrò decidere. Però ora mi dà estremamente fastidio, i colpi li avrei resi leggermente più grandi e più lenti per essere schivati più facilmente. Ovviamente, però, se valutiamo il gioco come un gioco rievocazione, non mi sono abbassato il tempo. Un gioco rievocazione forse ci potrebbero stare. Se non lo valutiamo in quel modo, però. No, perché allora i giochi dell'epoca del NES molte volte avevano dei. A volte avevano, non sempre, Super Mario per esempio, no. Però avevano alcune volte, alcuni casi, alcuni giochi, dei attacchi ambientali che erano comunque che sembravano uguali a. Erano attacchi ambientali molto simili a roba normale, quindi. Come in questo caso, cioè sembra qualcosa di sfondo quell'esplosione, però in realtà è importante, quindi ti fa danno. Perché non è troppo differenziata. Ecco, questo è il fatto. Però non so se definirlo un errore oppure no, perché là, io non noto, la noto. Un giocatore, non alcuni moderni, potrebbero non notarla. Quindi potrebbe dar fastidio in questo senso. Poi, vabbè, c'è da dire che molte volte. La mia idea. Sono un coglione, devo dargli doppio colpo. Quindi mi conviene morire. Devo dargli doppio colpo, perché credo che sia doppio colpo e poi può andare bene come cosa. Perché se no non gli fai danno, penso. Perché se rimane fermo appunto per farti dare il secondo colpettino sopra. Non ho idea poi. Veramente non ho vagamente idea. Questo video sarà molto incentrato su questo boss, perché per la stronzata, questa invece è una cosa che mi piace. La stronzata di farti venire qua, di farti rinascere senza potenziamenti. In altri giochi ti avrebbero fatto rinascere all'inizio del mondo e poi a quel punto te la gestivi te. Ok. Sì, no, ti devo dare 4 saltelli. Bullshit. Devo dare 4 saltelli. Però dai, pian piano sto riuscendo. Ovviamente. La difficoltà c'è, non è facile. Sono 8 minuti qua su un boss. E le meccaniche del boss stesso sono molto semplici. La difficoltà sta solo nel fatto che non ho protezioni. Non mi piace, eh. Perché se avessi avuto protezioni, beh, l'avrei potuto battere. Finora l'avrei già battuto. Sono abbastanza sicuro di questo fatto. Vabbè, devo stare attento. Perché prima non l'hai fatto? Ok, battuto. Però come vedete non è difficile. Prendi, presa la mano, lo batti. Ci devi prendere la mano però. Non so dirvi se mi piace troppo come cosa, purtroppo. Però vabbè, dai, va bene così. Dammi una protezione e andiamo al mondo 5, che è l'ultimo anche. Secondo me però prendo tutti e 50 i cosi, non lo testeremo in questo gameplay. C'è un altro mondo al centro, tipo il mondo 6 finale, che è solo il boss o comunque meno livelli e boss. Almeno io avrei creato il gioco così. Mondo di lava, me l'aspettavo, sinceramente.
Mi aspettavo questa cosa, ne ero molto sicuro, tra me e me. Ovviamente, per fortuna, finalmente si è arrivati alla lava. Mi dava... Dio, sono deficiente. Mi dava molto fastidio dover poter morire senza la lava. E ovviamente arrivano i pattern anche figli di buona donna, perché ovviamente la lava non può venire uccisa. E i colpi di quei nemici sono fastidiosi. Ok, mi piace la difficoltà, questo è proprio un mondo nato con l'intento di farti dire figli di buona donna, bravi. Quello lo usi per salire là sopra, che poi usi per andare là sopra. Ok, ho capito. Purtroppo ti danno solo una vita. Non mi piace questa cosa di per sé. Provvederò a finire il video, anche se per caso non è necessario, prima, perché ho bisogno di arrivare con un potenziamento al boss per avere la chance di batterlo in modo tranquillo. Che se no non sono sicuro di batterlo. Che se il boss finale è complesso, non è detto io ce la faccia. I soldi non mi interessano troppo, quindi vai così. E poi posso scendere tranquillamente in questo modo. Va bene. Mi piace. Ah, fanculo! Pensavo di avere ancora un po' di vulnerabilità da sfruttare. La musichetta però è bellina. Vi consiglio di ascoltarla. È piacevole. C'è da dire che il mondo di per sé è molto difficile. Pochi potenziamenti, però è tipico di un gioco che punta tutto a ricordare i vecchi giochi. Come qua. Devo abbassarmi. Pensavo di essere abbastanza basso. Ok, finiremo la serie in altri 2-3 episodi. Ragionandoci, sarà giustamente così perché, come ben potete notare, non credo di poterla finire in poco tempo, per come è resa adesso. Vai così. Vai. Posso fare anche infiniti salti senza fermarmi tutti in modo tale da poter riuscire a farci qualcosa. 1, 2 e poi vado. Qua, te puoi morire così tranquillamente. C'è un cannone che spara. Ok, riesco a fare questo salto anche senza bisogno del cannone di per sé. Qua cosa c'è? Qua no! Qua c'era uno spazio in cui potevo andare. Maledizione. Sono sicuro che qua c'era uno spazio per poter tagliare il livello di per sé. Mentre invece qui. Niente. Forse qui. No, ok, i segreti li stanno nascondendo meglio. Anche se si vedono un pochettino. Difficile il fatto di molti punti, però non ci si può fare tanto. Cioè, ecco, là sopra ci si arriva. Ah, ho fatto una merdata tornando indietro. Vabbè, meglio essere morto qua perché forse riesco a sfruttare una cosa. Reload game, magari riusciamo a ottenere il coin. Però minchia, che salti difficili ti sta mettendo. Sono contento, però. Che indica che il gioco è strutturato bene verso endgame. Posso definirlo endgame questo? Boh, non idea. Però è strutturato bene, quindi non ci posso fare nulla. Ok, ho preso un po' di rincorsa, quindi adesso non ho più bisogno di saltare in modo esageratamente preciso. Facessi così. Succederebbe una cosa talmente pelo che non voglio ritentare mai più. Però, bello a sapere. Così. Dammi questo. Ho avuto paura. Ok, tranquilla come cosa. Non ci ho creduto. Ok, però questo completa il livello numero 1 di questo mondo. Dimostra la difficoltà del livello stesso, che non sarà più in situazioni facilitate come prima, che prima eri abbastanza facilitato a completarlo. E dimostra che il gioco ti sta veramente dicendo, ok, per andare avanti adesso devi mettere il culo sulla sedia e ragionare bene. Mi piace. Preferirei più facile alcuni punti, perché erano un po' cattivi come quelli del boss. Però va bene così. Questa musichetta la dovevano cambiare, secondo me. L'hanno riciclata troppo. Cioè, io do anche ragione a riciclare a volte delle musichette. Ma così tanto, no. Ok?
Vedi, i salti vanno fatti con attenzione, perché se no prendi danno. Va bene. Perfetto, quantomeno avere la possibilità di sparare in questo mondo è molto più utile che negli altri anche. Perché negli altri, beh, potevi cavartela senza. In questo, secondo me, è molto più utile. Non li avevo visti, non li avevo notati, lo dico sinceramente. Cioè, magari la mia mente non li ha notati. Ah, bella questa. Perché hanno reso soltanto una parte invisibile. E quindi tu devi stare attento a quella. Qua invece te lo fanno notare. Ne sono felice quando te lo fanno notare nello stesso tempo. Dammi il livello più alto che mi rende vulnerabile e più veloce. Invulnerabile ovviamente nel senso che in uno scontro corpo a corpo con dei nemici li uccido io e non loro, a me. Però, ci siamo compresi, no? C'è qualcosa di segreto lì, quindi devo necessariamente scoprirlo, ecco. Tu sei un bastardo, perché questa cosa non l'avevo notata prima. Che zona è quella? Ah, credo che sia tornare indietro, però ecco, non ero sicuro. Volevo soltanto esserne sicuro al 100%. E poi si va qua. Questi ne sparano due. Non mi sto tentando a uccidere i nemici. Lo so, è una cosa un po' erronea perché la dovrei fare, però va bene così. Ok, fatto questo, vediamo quanto ancora manca, perché sono in leggera ansia, quindi devo controllare il tempo che manca e posso continuare molto semplicemente. Livello 5-3, mondo fuffa. Entriamo qua dentro, perché sinceramente qua ho preso un danno da coglione. Sinceramente non avete capito comunque che qua si potesse entrare. La lava di questo colore, comunque io presumo sia lava. Il gioco ovviamente non te lo dice, ma credo anche per motivi di copyright, perché la lava se non gioco subirebbe troppo a Super Mario, quindi la Nintendo strozza. Comunque, devo andare su. Va bene, avevo questo presentimento, però volevo esserne sicuro. Ok, grazie per l'invulnerabilità, vaffanculo a me. Neanche il tempo di ringraziare che l'ho persa. Motivo per cui ho ringraziato per l'invulnerabilità. Maledizione. Era perché è sempre utile. Sono preoccupato, non si nota? Lo sono. Ok, perfetto, scusatemi, avevo bisogno di quell'attimo di tranquillità per poter completare questo livello in modo facile che mi aiutasse. Ovviamente uno poteva dire, ah, quel coso insorpassabile, no, in realtà puoi passare sotto e quindi tutto è tranquillo. Ho intenzione però di finire questo mondo oggi, quindi farò soltanto quest'ultimo livello e poi come finisce finisce, per motivi pratici. Anche perché devo arrivare al prossimo boss e farlo di fila a questo. E non posso registrare altro video di questo gioco di fila. Come vedete, adesso si vede quanto è estenso il gioco. Perché non ti dà protezioni, qualcosa del genere. Ti fa andare direttamente allo sbando. Non mi piace come cosa. Non mi piace avere protezioni prima e poi sbando dopo. Però in realtà questo livello mi ha protetto. Non riesco a prendere il tempo. Va bene, li fa tutti insieme. Qua sopra non ci posso andare. Scendiamo allora in fretta giù. Facciamo così. Sopra è possibile andarci in qualche modo? Non lo so. Ah, ecco. Sì che è possibile. Ok, non riuscivo a salire sopra perché il mio personaggio era troppo grasso. No, dai, sto scherzando. Però comunque non riuscivo davvero a salirci sopra. Ah, ok. Quando arrivi là sopra, conta come zona in cui. Poi. Oh, ciao, salve. In realtà quindi il bonus è quella sopra. Ok, questa è una cosa interessante. La roba bonus sta sopra e non sotto per una volta. Va bene. Questa è una morte stupida. Quanto manca? Devo finire adesso, sapete? Quindi.
Qua da Leone è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è piaciuto il video vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace. Ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video di 8 Bit Boy Random Game Let's Play o qualsiasi altro. Ciao a tutti!